Ed ora apriamo la nostra pagina culturale per parlare della scultura contemporanea. Sì, sì, sono nato a Chieti, ma vivo a Milano ormai da tanti anni, quindi sono milanese di adozione, però... Vogliamo accogliere con un applauso Gino Masciarelli? Dobbiamo dire, congratularci con lei, signor Masciarelli. Una volta era facile raccontare una favola. Bastava saper cogliere l'occasione, le emozioni, magari con un po' di ironia. C'era una volta un lupo. Quante favole cominciano proprio così? Nei racconti di un tempo lontano, quando si era ancora bambini, il lupo aveva qui la sua dimora, in un bosco buio e tenebroso. È la mente dell'uomo che crea fantasmi, tra i boschi non più tenebrosi. Ma col tempo, e crescendo, la favola del lupo si è dissolta. Ma poi ecco la maiella. È la madre di tutte le acque, che a Rivoli solcano i fianchi del monte e rinverdiscono le vallate. Cascatelle. Le acque chiare scorrono liberamente giù dalla montagna e infine il piano e più avanti il mare. Sono abruzzese. Sono nato a Chieti da una famiglia di artisti. I primi insegnamenti li ho avuti nella bottega di mio padre, che aveva una grande creatività. Ho preso contatto con le fucine fin da ragazzo e da allora non ho smesso mai di amare questi attrezzi. Amo usare la materia, il ferro, l'acciaio, il nickel, metalli che conosco bene e che lavoro con passione. La mia creatività, per potersi esprimere maggiormente, aveva bisogno di larghi orizzonti. Decisi quindi di lasciare Chieti. Così decisi di trasferirmi a Milano per iniziare il lavoro di scultore. Per me Milano era una sfida personale e professionale. Sapevo che a Milano mi attendeva un mondo tutto diverso. Sono stato spinto nelle scelte da una forte determinazione, una profonda passione per l'arte. Ho avuto molta costanza e perseveranza per farmi conoscere e per sviluppare il mio lavoro. Io amo il mio lavoro, le mie sculture, i miei voli. Milano nel 1966 era molto diversa da Chieti. Nel suo studio di via Solferino, dove tutt'oggi lavora, Masciarelli esplicava la sua creatività, sperimentando materiali, forgiando e raschiando gessi, creando gestualmente originali sculture. È proprio da quel giovanile apprendistato che deriva l'amore per i metalli in particolare.
Le forme della creazione sono infinitamente varie. Ogni freno imposto alla fantasia è un limite alla varietà delle forme naturali. Nessuna imitazione, nessun mimetismo. Sarebbe solo un limite alla realtà assoluta della sua creatività. Ma dietro la libertà incondizionata dell'invenzione c'è, ma non si vede, un apparato tecnico davvero complicato. Masciarelli ha partecipato a varie mostre e rassegne d'arte come questa di Varallo Sesia, in una splendida villa museo, ricca anche di quadri del 500 e 600. Gino Masciarelli non si è fermato a Milano e all'Italia, ma ha optato per una dimensione europea.